dai, credi in me, fianco a fianco sempre io e te. Non avrò paura se tu sei con me, contro il male e l'oscurità, la tua luce magica trionferà. Questa è la magia di Wingstep. Dai, credi in te, per vincere scopri la magia che era chiusa nel tuo cuore. Vieni e vola con noi, se ci credi puoi colorare il mondo insieme a noi. Bloom ha sempre vissuto una vita tranquilla a Gardenia fino al giorno in cui ha scoperto di essere una fata. Lascia la Terra per andare a studiare al college di Alfea per fate nella dimensione magica. Lì trova delle nuove amiche e insieme a loro forma il Winx Club. Ma Bloom è anche minacciata dalle Trix, tre streghe malvagie. In una terribile battaglia, Bloom sconfigge le Trix, trasformandosi per la prima volta in una fata. Riesci a sentirmi? No, sì, ti sento. Bloom, ci incontriamo di nuovo, piccola mia. Dove sono? Questo non è il college di Alfea. Lo so, e non abbiamo molto tempo. Tempo per che cosa? Chi sei tu? Io sono Daphne. Ascoltami attentamente, Bloom. Ora tu devi venire da me. Ma perché? Bloom, vieni da me. Vieni da me, Bloom. Adesso tu devi venire da me. Ma io sono qui. Io sono qui! Daphne! Eccomi! Sono qui, Daphne! No, non era un incubo. Cerca di fornirmi qualche dettaglio in più. È difficile da spiegare, ma era molto più reale di un sogno. Va avanti. Allora c'è una donna e lei continua a chiamarmi. È molto probabile che si tratti di un messaggio psicomagico. Stai dicendo che stava cercando di comunicare con me? Attraverso il tuo sogno, certo. Dalle onde mnemoniche che ha lasciato nella tua corteccia ho ottenuto questo. Allora che cosa mi dici? È lei la donna? Sì, è lei. È Daphne. Conosci il suo nome? Ora che ci penso l'ho vista da qualche altra parte, oltre che nei miei sogni. Ma certo, ora ricordo finalmente. È successo nella piazza principale di Magic City, ma non era in mezzo alla gente. Si trovava sulla facciata di un grande palazzo e mi guardava. Esiste, quindi cercala in biblioteca. Chiederò alla biblioteca di fare una ricerca. Daphne! Wow, che velocità! Questo è molto meglio di internet. Vediamo, Daphne. No, non voglio sapere il significato. Voglio sapere di una fata il cui nome è Daphne. La fata Daphne. Ehi, guarda quanto materiale! Daphne è una delle ninfe di Magix, le fate supreme che governarono la dimensione magica per migliaia di anni dopo la scomparsa dei draghi. Daphne, la ninfa di Magix, oh! Che cosa? Aspettate un momento! Aiuto! Oh no! No, basta, Libri! Colossus! Credo che il sistema di ricerca della biblioteca abbia bisogno di una revisione. Oh, sta tranquilla, Bloom, è tutto finito. Non hai nulla da temere. Sto bene. Grandioso, allora puoi andare. Finirai la tua ricerca un'altra volta. Grazie, preside Faragonda. La ninfa Daphne. Signorina Barbatea. Sì? Rimette i libri in ordine e chiuda la biblioteca. Come vuole lei? Ma chiudere la biblioteca? Sì, certamente. E non usi la magia. Dopo quanto è successo non si sa mai. Niente magia. Dobbiamo essere molto prudenti con Daphne e anche con Bloom. Ho pensato molto a te, Riven. Il tuo talento, la tua ambizione, il tuo coraggio sono sprecati con gli specialisti. So che vuoi di più. Beh, io e le mie sorelle possiamo renderti potente. Continua. Ci occorre solo sapere se vuoi essere dei nostri e se possiamo contare su di te. Affinché tu ci dica tutto ciò che sai su quelle piccole fate mucciose.
i bagagli? Non vedo l'ora di rivedere la mia famiglia. Mi sembra di essere stata via un'eternità. Sebbene la tua sia un'affermazione puramente emotiva, concordo. Anch'io. Ci rivediamo tra un paio di settimane, ragazze. Ciao! Le vacanze di primavera! Ciao, tesoro, come stai? Ciao, papà! Ciao, Bloom! Oh, salve! Vai al negozio? Ci vediamo per cena! Buona giornata! Sono così contenta di essere a casa, mamma! Mi dispiace, signora Jeeves, ma credo di averli finiti. Aspetta, mamma! Qui ce ne sono ancora! Oh. Eccoli! Oh, grazie mille, cara! È bello avere un assistente con un tocco magico! Avete sentito? Viene da lì dentro. Andiamo. Porta, porta! A questa parte! È un neonato. Accidenti. Non avere paura, ci sono qua io. Hai fatto un brutto sogno. Ah, non avere paura, ci sono qua io. Ho sognato che salvavi una neonata dal fuoco e che dicevi questa frase: non avere paura, ci sono qua io. Papà, chi era quella bambina? Oh, Bloom. Torna a dormire, tesoro. Ne parliamo domattina. Non era solo un sogno, vero? È successo veramente, è successo a me. Ho bisogno di sapere la verità. Ditemela, per favore. Vanessa. Sì, Mike. Credo sia ora di raccontarle tutto. Hai il diritto di sapere. Sapere? Sapere che cosa? La verità. Quella neonata che hai visto. Quella neonata eri tu. 16 anni fa ti ho salvata da un incendio. Un incendio? E che cosa ci facevo in un incendio? Ancora oggi non ne abbiamo idea. Ti trovò tuo padre e ti salvò. Fu un autentico miracolo. Le fiamme non si avvicinarono minimamente a te. Il fuoco ti rispettava e ti proteggeva. Non ho mai saputo come finisti lì. Eri tutta sola, ma non avevi paura. Sapevamo che c'era qualcosa di magico in te. Ma allora, questo significa che non sono vostra figlia? Tesoro. Mi avete adottato, perché non me lo avete mai detto? Stavamo per farlo, Bloom. Ci eravamo ripromessi di dirti la verità non appena fossi diventata abbastanza grande da capire. Ma poi è cambiato tutto. Fate, orchi, scuole magiche. D'improvviso è diventato tutto così pazzesco e a quel punto non siamo più riusciti a farlo. Ti giuro che non volevamo ingannarti, Bloom. Tu sei in assoluto la cosa più importante per noi. Sei la nostra vita. Ti abbiamo amato dal primo momento che ti abbiamo visto. E sarà così per sempre. Tu sei e sarai sempre nostra figlia. Sì,
Sempre. Vi voglio bene. Ciao! Come sono state le vacanze? Grandiose, ma anche troppo brevi! Essere triste, Bloom. Capisco che sia stato uno shock, ma ricorda che i tuoi genitori ti hanno scelta. E loro ti amano. E poi, se ci pensi bene, in realtà non è cambiato niente. È vero, ma adesso mi pongo così tante domande. Domande, Bloom? E a proposito di che? Beh, se io sono una fata, come sono finita sulla Terra dove non esiste alcun tipo di magia? Chi sono i miei veri genitori? Ho ricevuto da loro i miei poteri? Sì, hai ragione. Queste sono parecchie domande, Bloom. Sei sicura che vuoi trovare le risposte? Io devo sapere chi sono. Winx, mi aiuterete? Puoi contarci? Assolutamente sì! Anch'io ci sto. Hai la nostra parola. Parola di Winx! Voleva vedermi? Sì, Bloom. Ho bisogno di parlarti. Ho pensato a quanto è accaduto nella biblioteca prima delle vacanze. Io so che la fata che stai cercando è Daphne. Daphne! Sì! Devi sapere che Daphne è una delle potenti ninfe di Magix e dopo tante attente riflessioni ho deciso di mostrarti tutto quello che so a proposito di lei. Seguimi. Wow! Daphne viveva qui, nelle profondità del lago di Rocca Luce. Oh. Vieni. Tranquilla, Bloom, non aver paura. Ti ho mostrato tutto quello che sapevo su Daphne. Spero possa aiutarti. Ma io voglio sapere di più. Ti capisco. Ma ho paura che ciò che stai facendo sia pericoloso. Devi cessare subito la tua ricerca. No! Non possiamo fermarci ora! Bloom è la fata più potente della dimensione magica. Lo so, sorelle, ma dobbiamo procedere con molta cautela. Non possiamo semplicemente distruggerla perché sarebbe uno spreco. Perché cospirate contro di loro? Le fate non sono così male. Scusa un attimo, stai sul serio parlando con me? Intendo soltanto dire che forse noi dovremmo cercare di andare d'accordo. Oh, andiamo, Mirta! Ha 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 ha!
spieghi perché mai dici quelle cose assurde? Ma, Lucy... Non hai sentito che tutta Torre Nuvola stava ridendo di te? È stato così imbarazzante! È colpa delle Trix! Sono così crudeli! A me piacciono le Trix. Voglio essere esattamente come loro. E non come te! Quelle odiose Trix stanno trasformando Lucy in una di loro! Devo fare qualcosa! Lucy e io siamo amiche da sempre. Non permetterò alle Trix di rovinare la nostra amicizia. Anche io ho dei poteri. Surya Vacon Desperatum Volant, Imperium Mai! Sorelle, statemi a sentire, ho un piano. Ingannaremo Bloom facendole credere di essere una strega. In questo modo si troverà da sola e a quel punto noi le strapperemo via il suo potere. Oh no! Ma è una cosa terribile! Devo trovare quella ragazza! Le Trix mi hanno messo contro Lucy e io le ripagherò con la stessa moneta. Avviserò Bloom e farò vedere a Lucy che sono delle bugiarde! Allora, ci abbiamo provato di nuovo e siamo caduti tutti. Abbiamo provato a rialzarci, ma... Bloom, tu mi sembri assente. Che ti succede? Scusa, stavo ripensando a quello che mi ha detto la preside Faragonda. Oh... So che non dovrei sentirmi così, ma tutto è cambiato, Sky. Non so più nemmeno chi sono, oltre al fatto che ho così tante domande. Allora, non dobbiamo far altro che trovare delle risposte. Ecco, ho cominciato ad investigare sulla ninfa Daphne. So chi fosse e in che modo siamo legate. Mi scommetto che Faragonda ti ha detto di smettere. Stavo pensando che se non posso usare la nostra biblioteca, forse potrei dare un'occhiata nell'archivio magico di Torre Nuvola. Vuoi introdurti furtivamente a Torre Nuvola? Ok, ti aiuterò. E lo faresti per me? A che servono gli amici? L'archivio magico è una delle più grandi collezioni di libri magici dell'intera dimensione magica. Bloom è determinata. Allora, cosa dobbiamo cercare? Beh, là c'è un libro che risponderà a qualsiasi domanda. Devi solamente chiedere. Ok, sembra perfetto. Ma irrompere dentro Torre Nuvola resta un'idea da pazzi. Te ne rendi conto? Ho promesso a Bloom che l'avrei aiutata. E lo farò. Fa come vuoi. Ma poi non dire che non ti avevo avvertito. Io posso mostrarti come trovare quel libro. Bene, bene. Conosco qualcuno che sarà felice di avere queste informazioni. Darcy. Sì, Riven, ti ascolto. Ho sentito una cosa che ti interesserà. Oh, molto bene. Ci siamo quasi, Bloom! Timmy ti ha detto che dobbiamo cercare un libro in particolare? Sì, e sembra che stiamo andando nella direzione giusta. Grazie per essere venuto con me, Sky. È questo l'archivio. Bloom, aspetta un attimo. Sei sicura di volerlo fare? Devo assolutamente scoprire chi sono, Sky. Questo posto è davvero enorme. Non saprei da dove cominciare. Timmy ha detto che quando lo vedremo lo riconosceremo, perciò direi che deve essere questo. Il libro che risponderà a tutte le tue domande. Ok, allora facciamo una prova. Io adesso voglio sapere chi sono veramente. Tu sei come noi, Bloom. Tu sei una strega. Sky, hai sentito? Che cosa c'è? Che cosa hai visto, Bloom? Ho visto tre antiche streghe e mi hanno chiaramente detto che io sono come loro, che sono una strega. Come? Tu sei una strega? Oh, no! Sky, questo fa così tanta differenza per te. Rispondimi. Però almeno adesso so chi sono veramente. Io sono una strega. Ti riporto ad Alfea, Bloom. No, voglio rimanere da sola. Vattene, ti prego. Arrivo! Accidenti, sono così in ritardo! Non è per questo motivo che sono qui.
Allora, che cosa succede? Bloom non è rientrata la notte scorsa. Cosa? Dici sul serio? Ragazze, abbiamo guardato ovunque. Non riusciamo a trovare Bloom da nessuna parte. Ma dobbiamo continuare a cercarla. È già mattino. E sono lontanissima dal Fea. È meglio che mi dia una mossa. Stando alle mie emo immagini, non dovrei essere distante. Oh, ho sentito qualcosa. Potrebbe essere lei. Ehi, chi c'è là dietro? Chi sei tu? Ciao, io sono Mirta. Piacere di conoscerti, io sono Bloom. Sì, lo so. Davvero? Ti stavo cercando. C'è qualcosa di molto importante che devi sapere. Le Trix vogliono ingannarti. Piantala con questi giochetti, Stormy, o di questo passo incendierai l'intera foresta. Sorelle, siamo qui solo per trovare Bloom. Dare questo posto alle fiamme non fa parte del piano. Scusaci tanto, Icy. Winx, dobbiamo trovare Bloom. E in fretta. E l'unico modo per riuscirci è usare i nostri poteri. Giusto! Magic Wings! Stormy! Stella! Fata del sole splendente! E ti trasformerai. Alla forza che cresce dentro te. La natura ha visto Bloom passare di qua, proprio dove siamo noi adesso. Che cosa vuoi fare? Super polline! Avete visto? Bloom è andata sicuramente di là. I campi erbosi hanno una memoria eccellente. Adesso dobbiamo scoprire la sua posizione. Sonda ultrasonica! Ci sono! Scansione completata. Inizio subito analisi dati. Bene, ci sono. La sonda ha localizzato un'entità fatata qui, a Selva Fosca. Grande! Quindi ora posso darmi al mio hobby preferito! Illuminare tutto! Sole nascente! Basta, ragazze! Ora che ho fatto un po' di luce dobbiamo andare! Anche perché i miei poteri non durano in eterno! Le Trix vogliono farti credere che sei una strega, Bloom. Aspetta! Quindi io non sono una strega. Mi hanno ingannata. Ma perché sono così crudeli con me? Beh, così. Tanto per divertirci un po'. Oh, vedo che sei in compagnia della piccola strega che trasforma le emozioni in immagini. Sapete, voi due formate proprio una bella coppia di perdenti. Siete odiose, Trix! E anche crudeli. Crudeli? No, io direi più diaboliche. Hai interferito con i miei piani, Mirta. E questo non mi piace. Ora dobbiamo solo distruggere quella graziosa scultura di ghiaccio e strappare il potere direttamente dal cuore di Bloom. Lasciatele stare! Oh!
Mi ha deconcentrato! Ne ho abbastanza di te, Myrta! Sei sola una ficcanaso e io sono veramente stanca delle tue intromissioni. Ora ti darò una bella lezione, piccola e noiosa... piccola e noiosa... zucca? Perché no? Bloom. È scomparsa. No, di nuovo. Yoho, sono qui. Bloom. Ciao, ragazze. Hai dato una bella lezione alle Trix, eh? È vero, ma non sono riuscita a proteggere Myrta. Guardate che le hanno fatto. L'incantesimo è di magia nera, ma forse posso fare qualcosa per lei. Portiamola dal Fea, presto. Non riesco proprio a concentrarmi oggi. Continuo a pensare a Sky e a quanto è successo a Torre Nuvola. Non mi ha più chiamata da allora. Che ne pensi? Dici che io dovrei chiamarlo? Come immaginavo, lui pensa che io sia una strega. Per questo motivo non mi risponde. Kiko, mi hai dato un pessimo consiglio. Questa me la pagherai cara, Sky. Sta andando tutto bene, coda torta. Sarà un grande spettacolo, Saladin. Mi aspetto il massimo dalla vostra esibizione con i draghi. Io e i miei ragazzi lasceremo tutti a bocca aperta. La scuola di Fonterossa deve destare un'ottima impressione. Ho invitato delle persone molto importanti. Bloom. Ciao, sono Sky. Scusa se non ti ho risposto, ma ero un po' indaffarato. Mi stavo allenando per l'esibizione. Oh, va bene, volevo solo dirti una cosa a proposito dell'altro giorno. Ho scoperto di non essere una strega, era soltanto un inganno. Oh, deve essere stato un sollievo. Sì, le Trix stanno cercando di farmi del male e non so nemmeno il perché. Avrei davvero bisogno di parlarti. Possiamo incontrarci? Magari all'esibizione. All'esibizione? Sì. Che cosa ne dici? Mi dispiace, Bloom, ma è solo per VIP. Ora devo andare. Ciao. Ah, accidenti. Timmy, sono in un bel guaio. In che senso? Riguardo Bloom e Diaspro, la principessa che dovrei sposare. Il fatto è che mi sono innamorato di Bloom. Eh? Bloom, sono certo che ci sia una soluzione. Lasciami pensare. Diaspro oggi sarà all'esibizione, giusto? E allora?
Allora dille come stanno veramente le cose e raccontale tutto. Che cosa vuoi che faccia? Dille la verità, cioè che ami un'altra ragazza, che ami Bloom. Andiamo! Non puoi fare una cosa del genere! Sii ragionevole! Che cosa sta succedendo? Bloom vuole andare all'esibizione dei ragazzi a Fonte Rossa! Come ha fatto ad avere un invito? È proprio questo il punto, non l'ha mai ricevuto! Ma Bloom, non si può! È quello che le ho detto anch'io! Ma io ho bisogno di parlare con Sky! Faccia a faccia! Perché? Lui ti piace? No, Stella, siamo solamente amici! Molto bene, Bloom! Allora non vedo nessuna ragione per fare questa pazzia! Va bene, mi piace! Ma non so che cosa provi lui. Io devo assolutamente parlargli e devo farlo oggi. Ok, Bloom, ti aiuteremo noi. Ehi, un momento. Che cosa ci fate voi qui? Niente. Sa com'è? Passavamo da queste parti e... Via! Aspettate! Dove credete di andare? Fermatevi! Oh no, le ho perse! Accidenti! Quelle ragazze sono sempre le solite! Scusatemi. Forse non è stata proprio una grande idea. Diaspro, per favore, aspetta! Chi è quella ragazza? Sky? Oh, Sky? Sì, serio? Ma certo, lo sono. Lo so che non credi veramente a ciò che hai appena detto. Tu sei il mio fidanzato. Diaspro. Come il suo fidanzato? È un altro trucco di quelle orribili streghe. Mi stanno ingannando di nuovo. Hai fatto male? No, tranquillo, ho solo qualche graffio. Ora ne ho abbastanza di Riven. Hai qualche problema? Ragazzi, non è questo il momento. Sta per iniziare lo spettacolo dei draghi. Non mi ingannerete un'altra volta. Che cosa volete? Non so di che cosa stai parlando. Stavolta ho intenzione di combattere. Bloom! Magic Wings! Charmix! Ah! Invincibile Charmix! E tu volerai, imbattibile Charmix! E ti trasformerai. Non c'è limite alla forza che, ah! Che cresce dentro te. Io non so che problemi hai, ma se hai voglia di combattere, Diaspro! Princess! L'hai voluto tu! Basta così! Ti faccio vedere io! Un rancore per l'incidente di prima, non è vero, Sky?
Certo, nessuno, Riven. Meglio così. Quelli sciocchi! Indietro! State indietro! Allora, ne hai avuto abbastanza? No! E tu? Tu sei pazza! Oh no! Sky! Si può sapere che cos'hai che non va? Questo è l'uomo che sposerò, è chiaro? Ehi, ehi, un momento, Bloom! Io... Quella non è una delle sue studentesse, Faragonda? Sì, purtroppo. Ha rovinato la mia esibizione. La prego di perdonarmi, Saladin. Bene, vedo che non solo le mie studentesse si comportano male. Tutto questo è ridicolo. Io me ne vado. Mi sono resa completamente ridicola davanti a tutta la gente di Magic City. E poi con Sky io credevo potesse funzionare e invece sta con Diaspro. Non posso rimanere qui. Mi dispiace davvero, Rico. Oh, salta su. Vi porterà nel mio cuore per sempre.
Addio, Magix. Oh? Proprio così. No, ha detto addio Magix ed è scomparsa. Ha fatto tutto da sola, assolutamente perfetta. Dicono che Gardenia sia splendida in questo periodo dell'anno. Va bene, Bloom, non devi spiegarci nulla. Hai fatto una scelta e noi rispettiamo la tua decisione. Spero con tutto il cuore di non avervi deluso. Oh, Bloom, finché sarai coerente con te stessa, non ci deluderai mai, tesoro. Vi voglio tanto, tanto bene. Bloom, vattene, presto! Mamma, papà! Perché ci state facendo questo? Che cosa volete da me? Possibile che tu non l'abbia ancora capito? Lasciate in pace la mia famiglia! Digli addio, Bloom! No! Bloom Magic Wings! Charmix! Sei veramente una stupida piccola Wings. Arrenditi, Bloom. Stai lottando invano, credimi. Che cosa volete da me? Siamo qui per il tuo potere, il potere della fiamma del drago. Le streghe antenate trovarono la fonte del più grande potere della dimensione magica. Era dentro di te, Bloom. Ti avevano in pugno, ma poi quella guastafeste e la tua insopportabile sorella Daphne. Daphne è mia sorella! Ti sottrasse a loro e ti portò qui a Gardenia. Allora le antenate la uccisero. Dopotutto se lo meritava. E in più distrussero Domino, il tuo pianeta d'origine. Quindi ora siamo qui per riprenderci quello che ci spetta di diritto. La fiamma del drago, e tu non potrai fare nulla per fermarci. Giusto, sorelle? Giusto! Ma posso provarci? Davvero? Tu sei la fata guardiana del più grande potere della dimensione magica. Ma ora non lo sei più. Pronte, sorelle? Sì! Sorelle, credo che possiamo andare ora. Hanno preso il potere del drago!